Con l'arrivo della stagione dei trail, le aziende stanno lanciando sul mercato nuove scarpe per questo segmento e Altra non poteva mancare a questa cosa lanciando queste Timp 4 che rappresentano dal mio punto di vista sicuramente un prodotto che può essere adeguato a molti podisti amatori che volessero partire e affrontare i trail quest'estate. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 303 grammi nella versione US 9, io di solito preferisco prendere US 9,5, 30 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, drop 0, utilizza una tecnologia Ego Max, tecnologia dell'intersuola, che consente alla scarpa stessa un'ammortizzazione fondamentalmente morbida e che, secondo me, potrebbe andar bene a tutte le persone che pesano anche oltre i famosi 75 kg, visto che garantisce al tempo stesso protezione e reattività. Dal punto di vista della tomaia, presenta una tomaia in knit abbastanza semplice, knit completamente diverso rispetto a quello di altre aziende. Ha una linguetta comunque racing, ma al tempo stesso, grazie a una sorta di cuscino, presenta una morbidezza particolarmente interessante per chi cercasse comodità nel collo del piede. Offre ovviamente lo stesso spazio importante nell'avampiede, spazio che garantisce soprattutto a coloro i quali dovessero correre, volessero correre parecchie ore, un comfort unico, più unico forse che raro. Comfort che comunque è presente non solo nella linguetta ma anche nel tallone, dove c'è questa stessa struttura che è morbida e sicuramente consente al vostro tendine, nonostante lo zero drop, di essere fondamentalmente ben coccolato, potendo quindi garantire sia in salita sia in discesa una comodità davvero unica. Sono rimasto sorpreso da questa struttura intersuola Ego Max che consente una reattività, una morbidezza davvero unica, cosa che fondamentalmente mi piacerebbe testare anche su una scarpa da gara. Chiaramente, come tutte le scarpe da trail, questa scarpa è molto flessibile e la cosa, grazie alla tecnologia che si chiama InnerFlex, garantisce di poter correre in tutti i terreni e in tutte le superfici, cosa che è confermata dal battistrada Max Track, che chiaramente facilita i cambi di direzione, e l'ho testata nella Valle Olona, che ovviamente non è un trail ma al tempo stesso comunque contiene dei terreni sconnessi anche se la stanno asfaltando completamente. I lacci sono assolutamente piatti, la scarpa si allaccia in maniera molto semplice, il bloccaggio del piede è garantito sia dalla tomaia ma anche e soprattutto dal tallone, che nonostante sia morbido vi consente comunque, se volete, di cambiare ritmo in maniera semplice. Dal mio punto di vista, questa scarpa adatta a tutti coloro i quali volessero correre sui trail in maniera semplice, per distanze brevi, per distanze lunghe, soprattutto grazie alla morbidezza della scarpa stessa, che vi consentirà di correre anche per parecchie ore grazie soprattutto alla tomaia anatomica e allo spazio nell'avampiede molto importante. Chiaramente un lungo di 3 ore questa scarpa lo gestisce in maniera semplice. Tra l'altro, sarebbe davvero molto gustoso se vi iscriveste al canale, anche perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni soprattutto di scarpe, ma anche di tecnologia, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Con Altra siamo in contatto per portare informazioni dell'azienda stessa. La value proposition di questa azienda è sicuramente fantastica, la corsa naturale la raccomandiamo a tutti e soprattutto queste scarpe hanno una qualità davvero eccezionale. Come raccontato in una delle recenti trimestrali a Wall Street, l'azienda sta crescendo in maniera importante. Nelle prossime settimane cercheremo di fare comunque ulteriori recensioni. Lascio comunque la parola ad Andrea, che dal campo di Garbagnate ci ha raccontato pregi e difetti della scarpa stessa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a bermi un coffee. Mi sa che mi devo rimettere il giubbotto. Andrea, si sta avvicinando la stagione dei trail, Altra lancia le Timp 4. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti, la stavo mezzo spulciando. Sicuramente una scarpa particolare, la vedo per gli ultra trail, direi. È una scarpa molto molto protettiva, a vederla così. Bella scarpa da vedere, pesantucchia. Secondo te, Andrea, a chi è adatta questa scarpa? Mi sembra una scarpa molto protettiva, come ho detto prima, quindi per atleti che comunque
non sono leggerissimi, mi dava l'impressione di essere una scarpa pesante, invece messa al piede sembra che pesi la metà, ma è una cosa che mi succede spesso con delle scarpe. Ti dico che è una scarpa per correre in sicurezza perché è molto, molto carrozzata, ma con la storia del drop abbastanza basso, molto basso, adesso non so quant'è qua. Ti fanno anche correre forte, e la cosa che si corre di avampiede secondo me ti porta anche più stabilità poi. Ovviamente nei trail i ritmi non contano più di tanto, secondo te queste scarpe comunque ti possano portare a correre forte, e a quali ritmi le consiglieresti? No, beh, i ritmi davvero mi viene difficile consigliarli, più che altro perché in discesa potrei andare a 3.30 e salita a 12. Dico, è una scarpa che ti può permettere di correre forte e ti permette di essere abbastanza protetto, perché comunque davvero mi sembra una scarpa molto protettiva. Per quale distanza andrai la utilizzeresti? Secondo me una scarpa da ultra trail bisogna capire, secondo me, un po' come digerite il drop della scarpa, anche se per le gare lunghe, in salita, comunque sconnesse, non lo so se il drop possa essere così tanto un fattore fondamentale. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista, è sicuramente molto strana, molto leggera, però particolare. Sì, è vero, ti avrei detto semplice, nel senso che quando l'ho messo al piede non ho sentito la scarpa, quindi la larghezza è quella che piace a noi, quindi è una scarpa bella ampia, e la tomaia è abbastanza racing, direi. Invece che sensazione hai avuto dalla linguetta, che anche questa è particolare, è tipo racing ma comunque cicciosa? Sì, è imbottita qua sul collo del piede, per il resto è relativamente, cioè sì, in effetti sembra racing in certi punti, e poi vabbè, qua non ti è ancora arrivata, mi hai detto l'obiettivo, però c'è questa zona qua che ha l'imbottitura, quindi tutte le linguette racing che hanno dato problemi, secondo me con questa specie di cuscinetto danno meno problemi. A livello di intersuola, come l'hai vista, è una intersuola diversa che si chiama Ego Max. Secondo te che sensazioni ti può dare in corsa? Allora, diciamo una cosa, che qua davanti credo che sia tipo forata, e quindi mi porta l'ammortizzazione quello, e rimane un'intersuola abbastanza dura, che mi protegge dai sassi, diciamo, dagli spuntoni e compagnia bella. A livello di battistrada invece, come l'hai vista, e ovviamente noi non siamo abituati a questi battistrada molto imponenti, ma secondo te è adatta a tutte le tipologie di trail? Mi sembra una bella, un bel battistrada, bello intagliato, non è Vibram, però mi sembra fatto bene. Io, guarda, sono rimasto scioccato dal grip che hanno queste scarpe in generale sulla neve, quando con una scarpa normale scivoli via e sbatti il sedere, invece con queste qua rimani bello incollato, sono pazzesche. Niente, ho paura solamente che sull'asfalto si consumino abbastanza velocemente, ma un po' come tutte le scarpe da trail. Per il resto mi sembra un bel grip, ottimo grip. Invece Andrea, a livello di comfort, perché questa scarpa la devi portare per diverse ore, secondo te che sensazioni ti possono dare in una corsa di 4-5 ore? Chiaramente noi 4-5 ore non le facciamo mai, però posizionandoti come un podista amatore che volesse correre il trail, come le vedi? Mi sembrano molto comode, te l'ho detto, con la larghezza della scarpa e comunque la precisione della scarpa le rende comode, secondo me, molto. Non è una scarpa che ha dei punti dove ti dà dei problemi, non è una scarpa che stringe troppo, è una scarpa precisa, perché comunque si riesce ad allacciare bene, il collo del piede rimane bloccato, però l'avampiede è spazioso ed è super per me. Secondo te, Andrea, ultima domanda, cosa ne pensi di utilizzare una scarpa zero drop nel trail? Questa è una bella domanda, bisognerebbe valutare, più che altro bisognerebbe valutare sui trail lunghi, però ti dico, secondo me può dare molto vantaggio nelle salite, perché ti fa correre di avampiede,
e nelle discese fondamentalmente si sente poco, quindi io sarei quasi più favorevole ad usare una zero drop o un drop basso nei trail, perché in generale non dovrebbe stancare troppo il tendine, perché quando hai bisogno di correre di avampiede ti aiuta, quindi in salita, e in discesa la senti relativamente poco. Poi in discesa, con il fatto che abbia questa parte posteriore molto imponente, secondo me ti protegge al massimo. Sì, infatti la vedo abbastanza dura. L'unica particolarità, Max, è la conchiglia, che di solito io non è che l'ami così tanto una conchiglia dura, in questo caso è abbastanza morbida, e quindi da valutare i nostri amici traileristi se possono trovare giovamento o no. Io sì, perché ho sempre pensato: come cavolo fai a prendere i sassi qua dietro che ti danno problemi? Questa secondo me potrebbe essere una buona scelta per chi come me non ama troppo le conchiglie dure. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, siamo ancora in preparazione di ulteriori video interessanti, grazie, ciao! Ciao, grazie mille!